Giovedì 9 novembre 2023 andiamo a recensire a modo nostro, a raccontarvi questo smartphone Oppo A58. Visto che abbiamo provato il 78 e il 98, chiudiamo la serie di questo 2023 di questi Oppo serie A, o perlomeno i più significativi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta questo smartphone. Poi c'è anche uno spacchettamento simbiotico con quest'altro prodotto che è il 3-bit Stormbox. Anche qui, anzi, apriamo prima lui perché lui mi fa pensare molto al mio Anchorino, che è stato il primo video che ho fatto qui sopra, che era un mostro. E questa la forma è quella, e in più ha una tipo C rispetto all'Anchorino, che allora non ce l'aveva. E appunto, se riesco ad aprirlo perché ho messo un po'. Eccolo qua, e quindi vediamo un po' di che cosa si tratta, se a livello audio sarà paragonabile all'Anchorino, oltre ad esserlo a livello fisico. Vediamolo subito questo, tanto poi dovremo andare a provarlo in ogni caso, però vediamo un attimo se è come penso io. Pare di sì, le dimensioni sono quelle. Anche un pochino più pesantino dell'Anchorino di allora, e quindi forse mi aspetto che abbia un boost in più, però la forma molto molto simile. Sì, quasi mi sono trovato bene con i 3-bit l'altra volta. Questi in più si possono anche collegare, ovviamente ne possiamo collegare diversi, quindi fare un suono stereo. Vediamo se sarà lo speaker che cerco per il mio lavoro, soprattutto all'aperto, perché ha quelle caratteristiche dell'Anker, che era un mostro, però poi si è rotta. Mi si era un po' rotta, facevo un po' fatica poi a ricaricare con qua l'attacco della presa, dai, che l'avevo ricaricato, però era davvero il miglior prodotto in assoluto, come dico sempre, da quando vedo i prodotti, insomma, vedete in tutta la sua bellezza, molto antipioggia, si sente, vi dirò come si sente poi durante il video di questo, appunto, Oppo. Andiamo a vedere che cosa si tratta lui invece. Dovrebbe essere un telefono da 160 euro che ci dà una ricarica veloce da 33 watt, come vedete, tipo A, tipo C. È un niente. Qua sono i librettini, non c'è la cover. Andiamo a vedere. Perché comunque Oppo fa sempre il suo, fa sempre il suo, e vediamolo. Bello, dietro una sorta di vetro, una sorta di vetro, non è la plastica, la solita plastica che troviamo in tutti gli smartphone, ha due bei oblò grandi. Per il suo prezzo, già vi posso dire, jack delle cuffie, per il suo prezzo vi posso dire, dovrebbe avere audio stereo, addirittura forse uscirà dalla capsula perché c'è solo un'uscita altoparlante, come vedete qua. Per il suo prezzo già lo vedo bene, ragazzi, vi dirò. Oppo, diciamo, dà un'ottima qualità alla lunga, anche se rispetto agli altri concorrenti si fa sempre paghicchiare un 50 euro di più, cioè sulla stessa fascia di caratteristiche lui si fa pagare sempre una cinquantina di euro di più l'Oppo, però bisogna dire che i suoi smartphone cerchiano a 360 gradi, non solo reparto marketing o. Perché comunque il marketing è sicuramente il suo punto di forza, perché lo troviamo dentro a tutti i centri commerciali, dentro a svariati internet, rivenditori internet, per cui veniamo un po' bombardati da questo Oppo, però bisogna riconoscergli che sì, si vanno a pagare appunto, vi dicevo, quelle cinquantina di euro in più. Però lo smartphone cerchia sempre, lui è bello, lui si presenta bene, si presenta a 160 euro con il vetro, già vedete questo glittering un po' brillantina, questa brillantina sul celestino verde mare, molto carino questo, mi sta piacendo tanto, a livello fisico mi sta piacendo tanto. Io non è che sono un oppista, ma io guardo a prescindere, vedete il refresh rate più o meno c'è, è un bello schermo, già ve lo posso dire. Questo prodottino, secondo me, ci dirà tante, ci darà tante soddisfazioni e tanto da dire.
Adesso, prima di me, saprete se questo prodotto è valido o meno. Se vedrete ballare Doraemon, come sempre, sarà valido, ve lo consiglierò. Se vedrete ballare i colibrì, non ve lo posso consigliare. Quindi a voi l'esito in anteprima. Ed eccoci tornati, come avete visto da Doraemon, questo smartphone non solo ve lo consiglio, ma questo smartphone è, non vorrei dire una sciocchezza, è che c'è un solo dubbio che mi assale, ma il dubbio poi lo risolveremo durante il video, ma questo smartphone è lo smartphone migliore 2023 rapporto qualità-prezzo. Cioè a 160 euro, ve lo dice Pensierista Italico, non lo batte nessuno, non lo batte nessuno, fino ai 200, 250 non lo batte nessuno, lui se la compete un poco, penso G84 di Motorola, ma siamo a un altro prezzo, lui costa 160 euro, questa volta Oppo ha fatto le cose fatte bene davvero, perché questo smartphone mi ha lasciato letteralmente sbalordito, letteralmente basito. Io sapete, non sono un amante di Oppo e non sono amante dei cinesi assolutamente, quindi per me sono tutti uguali e sono tutti, non ho preferenze per nessuno di loro. Tra l'altro la Fan Touch non è che mi piaccia tanto, forse questo è uno dei suoi lati migliorabili. Oltre ad altri lati che vi racconterò durante il video, però a 160 euro questo è lo smartphone dell'anno. L'anno scorso vi avevo consigliato allo stesso prezzo il Motorola G42, quest'anno vi consiglio lui e adesso vi vado subito a dire il perché. E tra l'altro faccio una mini classifica che se riesco vi posto anche qui, molto breve, nel quale vi dico che lui ha sempre con un beneficio di un solo dubbio. Lo lascio al numero 1 della mia classifica, al numero 2 c'è Qbot X70 i 190 euro e al numero 3 TCL NXT Paper. Questi sono i tre smartphone che vi consiglio a seconda dei vostri gusti e del vostro modo di affrontare appunto i software diversi che hanno uno dall'altro. Se siete clienti Oppo, ovviamente qua vi trovate bene, se siete clienti appunto, non so, non siete clienti sicuramente di Qbot e di TCL, però vi trovate bene lo stesso, che sono due smartphone da cercatori di pepite d'oro. E qua vi sto dando tre smartphone da cercatori di pepite d'oro, ovvero sia lui, sia TCL, sia, lasciate perdere i Samsung A34, lasciate perdere Motorola G54, lasciate perdere tutta la banda. Io vi dico questi tre smartphone vi ci trovate davvero benissimo. Se volete spendere 160 euro, lui è un fattore. Lui è il fattore 2023. Perché a 160 euro, e vado subito a spiegarvi lo smartphone, ha un form factor decisamente di pregio che in mano poi risulta essere molto gradevole perché ha tutti gli angoli smussati, molto arrotondato, tutto vetro avanti e dietro. Sentite, solo una questione della sensazione cremosa dello smartphone in mano, è bellissimo, veramente bellissimo. Non so come hanno fatto a starci nel prezzo con tutta questa roba che Oppo ha messo in questo smartphone. Poi, jack per le cuffie, doppia SIM, espansione di memoria. Un attimo, non ho impostato per mantenere, però ecco, lo impostiamo insieme, se no mi fa dannare tutto il video. Non ho impostato per mantenere, intanto voi vedete anche come va appunto. Io non sono patito, ecco, 30 secondi, lo portiamo a 10 minuti, se no ciao. Non sono patito della Fan Touch, però come non sono patito di tutti i sistemi cinesi a partire dalla MIUI, che speriamo faccia un qualcosa di meglio. Però qua si percepisce una certa qualità. Allora, vi dicevo, a partire andiamo a vedere subito l'info device, che prima mi sembra averlo scaricato. Eccolo qua. Vediamo. Allora, questo è il suo punto, uno dei suoi punti forti, maggiori, uno dei suoi alti più interessanti, una delle sue vette, 2004x1080 pixel, Full HD+, 480 dpi a 160 euro.
Cioè, vedete questa caratteristica qua? Ce l'hanno smartphone nettamente superiori da 100, 300 anche, cioè da 200, 300 anche. Hanno questo schermo qua, 6,5 pollici. Il suo miglioramento, ecco, dove hanno un po' tirato i remi in barca, il 60 Hz di aggiornamento va un po' a spinta, però tutto sommato non ci fa caso ai 160 euro. Poi ha la fotocamera 50 megapixel dietro, 8 davanti. Questo è il suo punto da definire, quello che vi dicevo che potrebbe essere un problema come non potrebbe essere, perché deduco che ho io un problema con Wind 3 che mi fa scaldare tutti gli smartphone. Allora io non vi consiglio Wind 3, ecco, a prescindere se avete Wind 3. Per qualche motivo togliete, io purtroppo mi sono impelagato per 24 mesi con internet illimitato, non posso toglierlo con partita IVA, non posso toglierlo per 24 mesi, ma appena scattano i 24 mesi lo tolgo perché ho la netta sensazione che il segnale prende e lascia di continuo, per cui ecco perché mi fa scaldare tutti gli smartphone. Non è questione loro di smartphone, è questione di Wind 3. Comunque, come vedete, batteria a 36 gradi, diciamo è sul caldo, anche se è un caldo che sembrerebbe che possa smettere da un momento all'altro. Ecco, io ho una sensazione che questo riscaldamento possa smettere da un momento all'altro, però ritengo che sia un problema di Wind 3. Poi, che cosa dirvi ancora di questo smartphone? Vedete la CPU è un MediaTek, appunto, non definito da come si chiama come nome, ma è un 2 GHz. Ci sta per uno smartphone da 160 euro che comunque gira molto, molto bene. Nessun problema sotto questo aspetto. Un Android 13, ovviamente, con patch di agosto 2023. Qua dovrebbero un po' aggiornare, e non so gli aggiornamenti, però ritengo che Oppo comunque qualcosa faccia di aggiornamenti, che comunque è un marchio serio. L1 Widevine, la batteria ne abbiamo parlato, 5000 mAh, che è ottima, con ricarica 33 watt con un'ora ricaricate, come tutti gli smartphone. Ricaricate il vostro smartphone con mezz'ora, ricaricate 50 minuti, che ci fate un'eternità, ci fate più di mezza giornata. Altro, allora, fotocamera, adesso andiamo a vedere, andiamo a parlare della fotocamera. Fotocamera anche qua, ho fatto un breve video prima di prova, così per vedere se poteva essere uno smartphone. Adesso ho sbagliato è solo per farvi vedere come riprende tutto sommato molto molto bene da smartphone superiore. Anche sotto questo aspetto ci potrei fare anche i miei video e essere il sostituto degno del, appunto, mio smartphone di sempre, che è l'entry level di Realme, il C21Y. Però adesso sostituendo con questo, che è il V29 di Vivo, che vabbè, è un altro mondo, però non so fino a quando me lo posso tenere, perché questi prezzi qua sui 500 euro per me sono pesanti da digerire. Ecco, però logicamente il V29 è un mostro per quanto riguarda foto e video. Però lui se la cava bene, sto valutando se tenermelo per, appunto, come mio smartphone personale, perché veramente è completo, cerchia sotto tutti gli aspetti. Quindi andiamo a vedere un attimo due foto che ho fatto prima, vi faccio vedere, ha delle caratteristiche, non è questa, ha delle caratteristiche, appunto, che gli riconosco, che non hanno altri smartphone. Allora, questa è la solita foto che faccio io, l'ho fatta sia con, vedete, ha un'apertura maggiore di tutti gli altri smartphone, sia della sua fascia, sia di solo quelli che hanno il 100 megapixel, aprono così. Anche se poi aprendo va un po' a sfiammare il tutto, l'immagine va un po' a indefinire il tutto, però lasciandola basica, lasciandola bassa come fanno altri smartphone che si fermano a questo punto, lui invece tende ad andare avanti, comunque a aprirvi vedete, io poi ho fatto due o tre prove, guardate questa, ho fatto alcune con la fotocamera principale, alcune con la fotocamera notturna, perché è un po' scuro in casa quando faccio questa foto qui. E
Ragazzi, questa è una foto da smartphone nettamente super, cioè non c'entra niente con i 160 euro che costa, perché ti riesci a fare una foto, ad aprire e tutto sommato a definire. Guardate qua addirittura nemmeno va a, come dire, ad offuscare il tutto, si mantiene abbastanza equilibrato, però con un paio di scatti di apertura in più rispetto ad altri smartphone. E questa è una cosa, non, e lo fa anche col notturno, cioè con la foto di notte fa la stessa cosa. Appunto, mi è piaciuto tantissimo, come ho fatto anche un video in notturna, vedete, cioè con stanza quasi scura, ho fatto una sorta di zoom. Adesso ve lo faccio vedere dal vivo. Ho fatto una sorta di zoom, ovviamente elettronico, non è uno zoom appunto. E queste scritte che vediamo qua, seppur offuscate, io di notte così non le vedevo per niente, cioè in stanza buia non si vedono, però lui lo vedeva. Ragazzi, questo è da tenere forte considerazione. Qua ho fatto un avvicinamento, un 3x, un 5x mi pare che sia il suo massimo. Seppur è tutto ammassato, inutile, questo è solo per una prova, non è che voi fate le foto a 5x da vicino sullo scuro, cioè non so se mi spiego, l'ho fatta solo per fare una mia prova. Io non vedevo comunque queste scritte qua, non si vedevano qua, grosso modo, seppur tutte messe. Guardate queste foto, questa è la mia solita foto che devo pitturare per forza questo muro perché fa schifo. Questo è uno smartphone che fa foto da smartphone superiore, non c'è niente da fare. Per cui allora vado subito ai voti, non mi voglio allungare più di tanto perché vi voglio far vedere questa foto che invece mi ha fatto vivo. Guardatela qua, sembro veramente un attore, sinceramente, cioè vivo. Questo con la fotocamera frontale, sinceramente qua mi ha fatto una foto che sembra un attore, cioè non so se mi spiego. Qualche punta ancora di qualcosa, ogni tanto, una volta al mese ce l'ho ancora. Non sono più quello di prima, però dai, sono contento di esserci in questo modo qua. Quindi queste sono tutte foto scattate da vivo che appunto però si vedono bene su questo schermo. Questo schermo, allora andiamo a ricapitolare tutto perché non voglio essere stucchevole, poi vi parlerò solo di YouTube e Instagram e dell'audio. Allora, questo schermo è da 9, non c'è un altro, perché è uno schermo Full HD Plus a 160 euro, secondo me non ve lo dà nessuno. Con questo vetro avanti e dietro non ve lo dà nessuno. Facsimile c'è l'Y36 di Vivo che costa 270 euro, facsimile, ma forse lui ha anche qualcosa in più. Guarda che ti dico, lui forse ha anche un qualcosa in più come schermo. Quindi schermo superiore da 9, audio da 10, audio da 10, non è l'audio che ha Motorola G84 che da 10 lode, ma lui è un gradino sotto perché è più rumoroso, meno definito, meno bassi, però spara tantissimo gli altri, e poi ve lo farò vedere a 300% addirittura. Vabbè, sono marketing, tutto marketing, però il 300% dice che comunque spara molto, si sente molto l'audio, seppur non di qualità come quello di G84 che è da 10 e lode, però lui da 10, sentitemi bene, l'audio è da 10, quindi schermo da 9, audio da 10, batteria da 9, ricarica da 9, jack per le cuffie, espansione di memoria, fattore di forma da 9 perché è bellissimo. Fotocamera da 9, che vi devo dire, questa è, non riesco a trovarli, non riesco ad andare sotto a questo 9 con questo smartphone. In più ha un sensore di luminosità che funziona benissimo, ha uno sblocco da 10 e lode, ha uno sblocco col dito, adesso non ve lo faccio vedere perché c'ho il guanto, ma comunque sblocca anche in sinergia con il volto, ha uno sblocco e come lo tocchi è un fulmine, adesso c'ho il guanto, ma fidati, è un fulmine, è lo sblocco di riferimento da 10 e lode. Lui c'ha lo sblocco da riferimento, si sblocca sempre perché non ci vede nessuno, non salta a una velocità pazzesca, basta che lo tocchi, bang, poi ti vede in faccia, bang, è di una velocità fulminea a sbloccare lo smartphone. Per cui
Fino ai medi top di gamma, lui è lo sblocco di riferimento. Che vi devo dire? 160 euro. Oppo ha fatto davvero un capolavoro, vi ha fatto davvero un regalo per Natale. Poi andiamo a sentire appunto l'audio, così poi vi faccio vedere il maestro qua. Stavo vedendo prima, spero che non me lo bloccano, ma sicuramente me lo bloccherà, ma chi se ne frega? Chi se ne frega se mi fanno richiamo, però lui il maestro. Eccolo qua il maestro. Ci parlo sopra così non si capisce. Right there, right there, right there, right. Oh, Divina, I have to see the Divina, oh, follow. Ed ecco, non so se avete intrapreso l'audio. Andiamo un attimo a vedere il solito samba che sentiamo in questi giorni, perché è un samba ben riuscito. Qua l'audio nativo non è questo granché, però vi faccio risentire il samba perché è molto bello da sentire. Andiamo pure ad alzare un po' la luminosità, andiamo a mettere a mano, così vi rendete conto di quello che vi dico, perché non è che vi dico, ripeto, non sono amico di nessun cinese, per cui quello che vi dico è meo cajuero, vai con meo cajuero. Qua non me lo bloccano almeno. Spero che non mi bloccano per Sananda. Meo cajuero, africanado, o puro suco do fruto do meu amor. É sensual, é imperdível perfil, a mocidade é a cara do Brasil. Meu cajueiro, fortificador, é o puro suco do fruto do meu amor. É sensual. Ma andiamo un attimo, vi faccio sentire un'altra cosa, vi faccio sentire. Andiamo di qualità adesso, andiamo sui 12K. Lui è un 1800, appunto, non vi promette i 4K, ma quello che vi promette vi dà molto. Mamma mia, che bestia di schermo! 160 euro. Mamma mia, che bestia di schermo! Guardatelo, guardate che schermo a 160 euro. Attenzione che il panda vi mangia pure a voi. Guardate il ranocchio. Guardate l'aquilotto spaurito, mamma mia. Ragazzi, 160 euro, auguri e buon Natale da Oppo che vi fa questo regalo per tutti quelli che devono comprare smartphone di questa tipologia. Ripeto, poi a seconda dei vostri gusti non vi dirò mai comprati questo smartphone, perché a me di Oppo non me ne fotte nulla, come non me ne fotte di TCL o di Cubot ancora meno. Però bisogna dire le cose come stanno, e questi quest'anno vi stanno dando dei prodotti superiori al loro costo, cioè la resa è superiore a quello che costano, assolutamente. C'è stato un upgrade, un grado superiore di tutto quest'anno, c'è stato un grado superiore di tutto. Sentite l'audio di questa pubblicità. Vi stronca, guardate, 300% c'è scritto qua sopra, audio stereo che esce dalla capsula da qua, sparatissimo, oltre che in viva voce e in capsula si sente alla grande da smartphone di qualità superiore, nessun problema, viva voce e capsula, benissimo, da 9, viva voce e capsula, anche là. Ragazzi, questo non sono rimasto davvero un po' spiazzato, perché io comunque adesso sto usando appunto il V29, ma costa 500 euro. Sì, le foto V29 non si toccano, funziona tutto, ricarica eccezionale. È uno smartphone che mi sto innamorando mano a mano, però qua a 160 ce ne escono 3, quindi vi fa capire che 160 euro. Ecco, il suo problema, questo riscaldamento che fa dietro, ma penso sia dovuto assolutamente, poi mi farete sapere voi che lo comprate, penso che sia dovuto assolutamente non, a nient'altro che a Wind 3, a Wind 3. Quindi tutti quelli che non hanno Wind 3 mi faranno sapere se comprano questo smartphone, come si trovano e se gli dà problemi di riscaldamento anche a loro o no.
Questa è una cosa che vi chiedo io, un favore personale che vi chiedo io. Ditemi se comprate questo smartphone, se avete un altro gestore telefonico, se vi dà problemi di riscaldamento. Perché sono molto curioso, perché se questo smartphone non dà nessun problema di riscaldamento con un altro gestore, lui veramente è lo smartphone top 2023 rapporto qualità-prezzo. Lo ha fatto vivo, lo ha fatto vivo. Andiamo a vedere appunto Instagram, poi chiudiamo perché non ho altro da aggiungere. Sentite l'audio? Sentite l'audio? Ovviamente è un 60 Hz. In questo caso per caricare la pagina ci mette un attimino in più, però guardate schermo e audio. E credo che appunto col vivo si veda bene, non abbiamo problemi di visioni strane. Guardate, Christine, dai Christine, Ale Ale Christine, Ale Ale Christine, vediamo questa Christine. Approfitto per farvi vedere, a parte questi, vabbè, vediamo un attimo ancora di Reels. Approfitto per farvi vedere Cadorna. Approfitto per farvi vedere lui che vi racconterà meglio di quello che posso raccontarvi io. L'invidia è un sentimento che lui racconta molto bene, pur essendo giovane. È bravo, per cui questo pezzo qua ci tengo a lanciarlo dentro la recensione di un mio smartphone perché è molto esaustivo di quello che penso anch'io. Lui lo dice a modo suo. Vediamo un po' se lo ritrovo questo. Eccolo qua, si chiama Istinto e Coscienza, Pedro Menendez. Vediamo se vado a ritrovare proprio quel pezzo e ve lo faccio sentire. Vediamo un po'. Speriamo di trovarlo. Ecco qua. L'invidioso non invidia i tuoi averi, può avere quelli e molto di più di te. L'invidioso non invidia il tuo sapere, può sapere quello che sai e può sapere anche molto più di te. L'invidioso non invidia i tuoi amici, può averne anche quanti te o molto di più di te. Forse alcuni un po' falsi. L'invidioso non invidia il tuo denaro, i tuoi vestiti, le tue macchine, le tue case, anche quelle li può avere. L'invidioso invidia quello che sei, che è quello che non può avere, non può comprare mai. L'invidioso invidia quello che trasmetti agli altri e quello che puoi fare con quel poco che hai. L'invidioso invidia il tuo sorriso che nonostante tutte le tue difficoltà non te lo potrà mai togliere. L'invidioso. Meglio di questo penso che non si possa raccontare. Bravo, ci tenevo proprio a metterlo dentro a lui perché veramente ha preso nel segno, colto nel segno, l'ha fatta quasi da pensierista. Bravo, bravo, essendo giovane, forse la metà dei miei anni. Bravo, bravo. Per cui vedete, c'è anche ancora un po' di speranza a questo mondo. Dai, dai, che c'è ancora un po' di speranza a questo mondo. Quindi, guarda, non vi voglio trattenere ancora di più. Sarete voi poi a confermarmi o meno se questo smartphone è come vi dico io o no. Oppo a 160 euro, questo Oppo a 58, fatto centro. Secondo me, sarà un regalo graditissimo se lo fate a Natale. Ma io, come vi ripeto, non sono sponsorizzato, non mi viene niente in mano. Ma qua trovate tutto quello che volete. Con questo riscaldamento che è da definire se dipende appunto dal mio Wind 3, se dipende da Android 13, che sto pensando anche che forse con il 14 ci saranno meno problemi per tutti, spero.
Ma se non dovesse più scaldare, questo è lo smartphone dell'anno 2023, rapporto qualità-prezzo. Credo di essere stato. Ah, mi sono scordato di lui. Lui praticamente l'ho messo, lo tiro in ballo perché ne ho parlato. Lui, 3bit copia tutti i dispositivi che fa appunto Bose, glieli copia pari pari. Ovviamente il Bose, questo formato qua che ha copiato, costa 170, in offerta lo troviamo a 130, lui costa 79, forse scenderà pure un po', quindi costa la metà, diciamo, dal Bose. Però ti dà un 70% di audio, cioè se Bose 10, lui ti dà diciamo 7 di audio, per cui con una batteria superiore a quella di Bose, io lo consiglio comunque perché a 70 euro vi portate a casa un prodotto che probabilmente me lo tengo pure io perché c'è una grande batteria che regge molto, si sente tutto sommato, gli alti ce l'ha molto alti, 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 i bassi ce l'ha un po' più lungo, un po' più allungato, ovviamente non è il Bose ti prendeva lo stomaco, chi ha visto il mio video lo sa, però vi faccio sentire, non so che cosa possiamo sentire. Qualcosa appunto che non mi bloccano la vita. Appunto, ci risentiamo un attimo. Mossi dai, ci preso da un pezzo più avanti, così vi faccio risentire come si sente. E chiudiamo appunto. Penso di aver fatto l'accoppiata dell'anno, questo speaker con questo smartphone. Penso di aver fatto l'accoppiata più bella dell'anno, tutto sommato con pochi soldi. Sentite il basso, comunque ce l'ha lungo, ma ce l'ha. Adesso l'ho manco ma mandato al massimo, adesso lo mandiamo. E chiudiamo con questa canzone. Giuro cajuero, lo vi regalo, o puro succo do frutto do meu amor, è sensual, è si delirio per fin, altro di magia cara do Brasil, cajuero, cajuero, lo vi regalo, è o puro succo do frutto do meu amor, è sensual, è si delirio per fin, amo si magia cara do Brasil.